Sabato 11 dicembre 2021, buon pomeriggio e ben ritrovati come ogni sabato nel format di Anteprima C di Calcio, tutti pre-gara con commenti, ma quest'oggi dedichiamo la nostra prima parte a quello che accadrà proprio nella giornata di domani, dove al San Nicola tornerà dopo 29 anni, pensate, il derby tra Bari e Taranto. Nella prima parte della nostra trasmissione ci dedicheremo proprio a questo derby, ad ascoltare un po' le testimonianze, le emozioni, un po' di colore per strada, insomma tutto quanto è stato e descrive l'attesa di questo match. Poi ovviamente andremo anche a parlare di tutte le altre gare in campo questo pomeriggio alle 17.30, la Virtus Francavilla che sarà ospite del Foggia di Zeman allo Zaccheria. Avremo un collegamento in diretta proprio con i colleghi che seguiranno il match in chiaro, in diretta su Antenna Sud, canale 13 del digitale terrestre, e quindi poi come sempre parleremo anche di tutte le altre squadre come per esempio il Monopoli, insomma non tralasceremo nessuno neppure quest'oggi. Allora iniziamo però, come detto, questa prima parte la dedichiamo al derby Bari-Taranto, per qualcuno il derby di Puglia per eccellenza, peraltro solo l'occasione di vedere il bel calcio. Andremo a vedere e sentire fra poco che cosa ne pensano anche i tifosi, i cittadini delle due, dei due capoluoghi, Bari appunto capoluogo di regione, capoluogo ionico Taranto. Ma andiamo con ordine e apriamo la nostra trasmissione con una scheda che ci fa rivivere con una sorta di pathos anche quella che è stata la settimana appunto derby Bari-Taranto. Più di ogni altro incrocio tra formazioni pugliesi, quello tra Bari e Taranto è il derby per antonomasia, il più sentito forse anche troppo dalle tifoserie ed ora il più atteso. Un derby che manca da 29 anni. Il conto alla rovescia è già partito, l'attesa è stata scandita da inevitabili amarcord ed ambizioni legittime. Da una parte c'è il Taranto, che rispetto al Bari non ha nulla da perdere. La squadra di La Terza, con l'obiettivo primario della salvezza alla portata, prova a godersi tutte le sfaccettature di questa partita, visto che la permanenza e rossoblù domenica dopo domenica la stanno costruendo con i risultati positivi, soprattutto allo Jacobone. Di contro c'è un Bari che vuole allungare sulle inseguitici e che proverà, anche se non sarà facile, a non farsi attanagliare dalla tensione di non poter sbagliare il derby. Nelle altre quattro sfide contro formazioni pugliesi, la squadra di Mignani ha collezionato due vittorie a Monopoli e Andria, un pareggio con il Foggia e una sconfitta, quello con la Virtus Francavilla. I numeri, in ogni sfida che si rispetti, hanno il loro fascino e non possono non averlo nel derby tra Bari e Taranto. Sono 20 le sfide ufficiali di campionato disputate a Bari, 16 le vittorie per i biancorossi, 3 segni X e una sola vittoria per il Taranto. Il primo derby ha oltre 70 anni, giocato nel lontano 1951. La vittoria del Taranto a Bari è invece datata 25 settembre 1955, finì 4-2 per i rossoblù. Era Serie B. L'ultimo match in ordine cronologico invece si è giocato il 27 settembre del 1992. Il Bari si impose per 3-1. Bari-Taranto, numeri, attesa, tanta attesa. Per alcuni il derby per antonomasia, per altri il derby di Puglia. Per noi il calcio bello, quello che ci piace. Per noi il calcio bello, quello che ci piace. Abbiamo chiuso così il nostro servizio di apertura dell'anteprima C di Calcio, vi ripeto, la prima parte dedicata al derby Bari-Taranto che torna dopo 29 anni, poi ovviamente parleremo di tutte le altre anche, e dunque a questo punto c'è anche da sottolineare che i tifosi del Taranto, come è noto, non potranno essere presenti allo stadio San Nicola di Bari per assistere a questo storico match, un'altra pagina storica sicuramente. Comunque vada, e allora per questo hanno deciso di andare questo pomeriggio proprio allo Jacobone, di incitare la squadra in vista appunto di questa di questo momento importante per i colori rosso-blu. Allora andiamo, avevamo già inquadrato il direttore Gianni Sebastio che è proprio dinanzi allo Jacobone. Buon pomeriggio Gianni. Buon pomeriggio Cristina, siamo dinanzi alla Porta Carraia degli spogliatoi, che dà accesso agli spogliatoi dello stadio Erasmo Jacobone. Sono con Fabio Pignatelli, qui si sono dati appuntamento centinaia e centinaia, ci sono circa 1000 tifosi del Taranto già qui, perché tra poco il pullman rosso-blu partirà alla volta di Bari per il ritiro prepartita. Trasferta vietata, c'è grande delusione in riva allo Ionio per questa partita molto attesa, per questo derby di Puglia che
che poteva essere, si è sperato fino all'ultimo che potesse essere colorato con i tifosi del Taranto sugli spalti, poi però è giunta la decisione di vietare la trasferta ai residenti a Taranto e provincia. Ci saranno comunque però molti tarantini provenienti da ogni parte d'Italia che, non essendo residenti nel capoluogo ionico né nella provincia, hanno potuto acquistare il biglietto. E allora per sopperire in qualche modo a questa assenza forzata sui gradoni dello stadio San Nicola, ci sono qui davanti allo stadio Erasmo Iacovone tantissimi tifosi del Taranto che stanno aspettando l'uscita, o meglio l'arrivo del pullman, che poi caricherà a bordo i calciatori rosso-blu, i quali si allontaneranno e simbolicamente i sostenitori ionici accompagneranno la squadra fino al casello di Massafra. Questo per far sentire il loro calore, per dimostrazione di affetto e di sostegno soprattutto nei confronti della squadra rosso-blu, che domani per la penultima giornata del girone C della Serie C affronterà questo bellissimo derby che, lo ricordiamo esattamente come dicevi nella scheda, manca dal 27 novembre del 1992, quindi sono 29 anni e 3 mesi a Bari, meno lontana la data dell'ultimo derby cronologico, quello che si giocò nel febbraio di quello stesso campionato, febbraio 1993, ma siamo comunque praticamente lì, quasi 30 anni. Le nuove generazioni, abbiamo visto tantissimi giovani tifosi del Taranto, anche meno giovani che hanno circa 40 anni, che però questo derby non l'hanno mai vissuto, l'hanno soltanto sentito raccontare dai loro padri, magari anche dai loro nonni. E questo aumenta un po' la delusione, e il rammarico e anche un pizzico di rabbia per quello che sarà, e cioè non poter essere presenti dal vivo. Ma come sapete Antenna Sud darà la possibilità a tutti, a questi tifosi, di seguire il Taranto in diretta. Noi faremo domani un ampio prepartita, come ben sai, poi daremo in chiaro la gara sul 13 in maniera integrale, poi avremo un altrettanto ampio dopo partita, così per dare un prodotto davvero unico che possa soddisfare le esigenze di tutti gli sportivi, ovviamente anche quelli che si schierano sul fronte biancorosso, ma anche a tutta la Puglia, perché questa partita sicuramente richiama l'attenzione di tutta la regione. Vedete che i calciatori nel frattempo stanno arrivando con le loro automobili, tra poco arriverà anche il pullman qui allo stadio, come avviene ogni volta che la squadra rossoblu viaggia, va in trasferta, però per questa trasferta c'è stato questo calore. Ci sarà questo calore, vedete sullo sfondo alle mie spalle, con le immagini che vi propone il nostro Fabio Pignatelli, tantissima gente che si è assiepata qui in via Lago di Como, che è la zona dello stadio Erasmo Iacovone, sfidando anche il maltempo, perché fino a poco fa a Taranto pioveva e anche in maniera insistente, però vedete quanta gente si è radunata qui. Non accadeva, diciamo, da quel 13 giugno di quest'anno, quando il Taranto vinse il campionato vincendo in trasferta contro il Lavello. Quindi l'entusiasmo e soprattutto la passione, ecco, direi così, di questi sostenitori, che ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, viene a galla, viene prepotentemente alla ribalta della cronaca. Ti do anche qualche notizia legata alla squadra. Dovrebbero aver recuperato la migliore condizione, quindi non abbiamo ancora la lista ufficiale dei convocati, ma comunque ci dovrebbero essere giocatori come Saraniti, come Falcone, recupera anche Tomassini, e quindi diciamo che questa trasferta per i rossoblu diventa meno complicata rispetto a quella che si era prospettata all'inizio di questa settimana. Voglio ricordare ancora, per dare qualche notizia utile, che la gara avrà inizio alle 17.30 domani, inizialmente prevista per le 14.30 e poi spostata ad orario di 3 ore, proprio per consentire la massima affluenza allo stadio San Nicola di Bari. Taranto, che comunque in questo girone di andata, dopo 17 partite, ha messo insieme ben 24 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pari e 5 sconfitte, un rollino di marcia sicuramente di tutto rispetto per una matricola, per una squadra giovanissima, come abbiamo spesso sottolineato, e per una squadra che non ha fatto investimenti da capogiro, ma che con oculatezza ha messo in piedi una squadra che si sta facendo rispettare in questo importantissimo e bellissimo campionato di Serie C. Non so se hai altre domande dallo studio, Cristina. No, probabilmente sentivo anche che potrebbe esserci il forfè di Riccardi, giusto?
Sì, Riccardi infatti non l'ho citato perché sembra l'unico calciatore ancora non in grado di essere disponibile per mister La Terza. L'infortunio occorso proprio nel corso dell'ultima partita lo costringerà dunque a attendere qualcosina. Non ci sarà neanche Ferrara, mentre rientrerà ecco Marsili, che però non è infortunato, era stato appiedato per un turno dal giudice sportivo, pertanto per somma di ammonizioni, pertanto domenica scorsa contro il Messina non c'era, ma ritorna disponibile anche il capitano del Taranto, quindi oltre a Marsili, ricordiamo, dovrebbero, usiamo ancora il condizionale prima di vedere la lista ufficiale, disponibili anche Tomassini, Falcone e Saraniti, soprattutto questo giocatore che manca dalla partita giocata in trasferta ad Avellino. Un Taranto che in trasferta deve riprendere a fare punti, ha perso consecutivamente le ultime tre gare dopo il bel pareggio ottenuto allo Zaccheria di Foggia. E a proposito di derby, devo dire che il Taranto in trasferta i punti fino a questo momento li ha fatti praticamente soltanto nei derby, uno a Francavilla Fontana con la Virtus e l'altro proprio a Foggia, Francavilla finì 0-0, 1-1 invece allo Zaccheria di Foggia, poi il successo nella prima trasferta stagionale al Nuovo Romagnoli di Campobasso. Mentre andiamo in onda, perché siamo in diretta qui dinanzi allo stadio Erasmo Iacovone, continuano ad arrivare i tifosi, ce ne sono, come dicevamo, circa un migliaio che sono in attesa, guardate quanta gente, si perde a vista d'occhio la presenza di sostenitori rossoblu che sono voluti venire quest'oggi qui subito dopo pranzo per salutare la squadra che sta per partire, per recarsi nel ritiro prepartita in vista della gara di domani pomeriggio allo stadio San Nicola di Bari. Tra poco avremo la possibilità anche magari di ascoltare qualcuno, poi sapete che ci sono tanti tifosi che preferiscono dribblare, per usare un termine, certo, calcistico, le telecamere. Qui abbiamo un giovane tifoso, come ti chiami? Aldo. Aldo, quanti anni hai? Ecco, questo è importante perché per la prossima domanda che ti farò. 16. 16 anni, quindi minore, di Taranto Bari o di Bari Taranto, cosa sai? Niente, so solamente che voglio e credo che tutta la città di Taranto sappia che dobbiamo lottare per farla vincere. Noi dobbiamo essere il 12° uomo in campo per far vincere questa squadra che cerca la vittoria contro il Bari da 29 anni. Grazie, e nel frattempo volevo anche dirvi un'altra cosa, abbiamo incrociato poc'anzi un tifoso del Taranto che vive e lavora a Como, pensate, siamo quasi 1000 chilometri di distanza dal capoluogo ionico, è venuto apposta qui per seguire questa partita da fuorisede, domani sarà regolarmente allo stadio San Nicola e l'entusiasmo, la gioia, la felicità si leggeva negli occhi di questa persona. Eccolo, è proprio qui, adesso ve lo faccio conoscere, ecco questo tifoso del Taranto. Allora, mi raccontavi che vieni da Como? Sì, vengo da Como e siamo venuti qua apposta per vedere Bari Taranto. Siamo un bel po', abbiamo messo un centinaio saremo. Ma non tutti da Como? No, no, c'è da Vercelli, dall'Abruzzo, dalla Sicilia. Siamo in tanti e grideremo tutti Forza Taranto, tutti insieme. Mi pare che la cosa significativa sia proprio quella che questo viaggio sia stato predisposto esclusivamente per questa partita. Certo, esclusivamente. Faccio sia questa e anche altre trasferte insieme agli altri fuorisede. Sempre Forza Taranto, ragazzi. In quale settore andrete? Perché poi no, dovrete sceglierlo, avete già acquistato i biglietti. Sì, abbiamo acquistato Tribuna Est, Tribuna Est, vabbè, F. Quindi siamo tutti là. Allora do un comunicato a tutti quelli che vogliono venire, biglietto Tribuna S, che ci troviamo tutti là. Per seguire in maniera sportiva, civile. No. È ovvio, questo è un messaggio che dobbiamo dare. Civile, dobbiamo andare là a tifare il Taranto e vincere la partita, così torniamo tutti contenti. Con garbo, che è sempre ciò che contraddistingue i tifosi del Taranto, che sono appassionatissimi, poi ovviamente ci sono anche coloro che sono un po' più caldi, questo sì, ma dove non ci sono, in tutte le piazze importanti, dove si mangia per così dire pane e calcio, certo, ci sono queste peculiarità. Gianni, vogliamo spiegare magari ai nostri telespettatori perché questi tifosi possono essere presenti al San Nicola nonostante il divieto di trasferta, perché ovviamente questo divieto è solo per i residenti a Taranto, mentre i fuorisede sono liberi, ovviamente non avendo la residenza nel capoluogo ionico, sì, di raggiungere il San Nicola.
Sì, perché il divieto è riservato, tra virgolette, ai residenti a Taranto e provincia, mentre coloro che sono residenti in altre province d'Italia possono acquistare regolarmente il biglietto, non ci sono divieti, e sappiamo che sono tantissimi tifosi fuori sede, come questi che vengono dal nord Italia. Abbiamo sentito il tifoso che viene da Como, insieme con lui altri che risiedono nel capoluogo lariano, poi ci sono altri che verranno dal Piemonte, sappiamo che molti giungeranno a Bari anche dalla capitale, da Roma, e che quindi c'è qualcuno che viene dall'estero. Sì, da Siviglia, arriva tramite Facebook, mi ha mandato un messaggio che arriva da Siviglia, dalla Spagna, per vedere il Taranto. Quindi ecco, vedete, e lo facciamo 4 volte al mese, e va a culo Bari e Guardanese. Allora Gianni, io riprendo, certo, è spontaneo, ovviamente. Siamo in diretta, e cerchiamo questo. Allora, io riprendo la linea, Gianni, perché sì, te la ridò appena c'è il pullman della Taranto che esce dallo stadio, perché voglio proprio andare ad ascoltare, a lanciare questo microfono aperto, questa Vox Populi proprio realizzata a Taranto dal collega Gianmarco Sanzolino in vista di questo derby. Poi ascolteremo anche quello realizzato a Bari dalla collega Claudia Carbonara. Ma andiamo con ordine e ascoltiamo appunto quello che è stato realizzato nel capoluogo ionico. Sentiamo. Dopo 30 anni il derby Bari-Taranto, lo seguirete? Un 0-0, sicuramente un pareggio esce. E della trasferta negata ai tarantini che ne pensa? Beh, hanno fatto dopo 29 anni che lotta più ci sta con i barisi. Devono fare entrare gli spettatori, è la cosa più bella che ci sia. È un'ottima occasione di litigi fra noi e i baresi, no? E quella è la cosa peggiore, perché non riusciamo ad avere, non riusciamo a comportarci in maniera adeguata. No, no, proprio il calcio non mi piace proprio. È una cosa molto brutta per il calcio in sé per sé, perché non va assolutamente bene. Peccato, perché diciamo i tifosi sono la ciliegina sulla torta, cioè un qualcosa che integra lo spettacolo del calcio, e non va assolutamente bene, peccato, mi dispiace. Sappiamo che il Bari è una squadra fortissima, quindi non chissà, speriamo almeno in un punticino, dai. La vittoria sarebbe il massimo, però. Come mai no? Penso di sì. Lo seguiamo perché ci teniamo a questo derby e speriamo bene. Questa è stata la pecca, perché ci tenevamo ad andare, perché dopo 29 anni che non vediamo questo derby è brutto non vedere la tifoseria avversaria. Ce la vediamo in TV. Un pronostico, aspettative? Sente, è una partita difficile e loro sono più forti, però ce la possiamo giocare sul campo, dai. Io sono fiducioso. 0-2 per il Taranto. Oh, lasciamo stare, meglio che non parlo. Onesto, meglio che non parlo. Ovviamente sì. Hanno negato questa trasferta inutilmente, purtroppo. Noi tarantini siamo molto attaccati alla squadra, alla società. Spero che vada tutto bene, insomma. Bari è molto favorita. Taranto purtroppo mancano parecchi giocatori. Speriamo che Dio ce la mandi buona. Assolutamente sì, dopo 30 anni io credo che il minimo a chi purtroppo non potrà raggiungere lo stadio San Nicola sarà quello di vedere la partita. Non avevamo molte speranze, naturalmente, visti i trascorsi purtroppo, no, di questa inimicizia calcistica storica che lega... Sussiste ancora oggi? Assolutamente sì, assolutamente. Però sì. Ciò non significa che si sarebbe dovuta tradurre in scontri per forza, insomma. No, non obbligatoriamente, però sicuramente sarebbe stato uno scontro sugli spalti, voglio dire, le tifoserie si sarebbero accese da ambo i lati. Naturalmente siamo troppo più forti noi rispetto ai nostri carissimi cugini barisi, quindi sempre forza Taranto. Certo che lo seguiremo. Il nostro stadio a casa, c'ho il pienone. C'è proprio la curva che praticamente sarebbe il mio divano. Sono rimasti solo posti in piedi. Certo, il risultato sembra proprio condannarci, però
Forza Taranto, ragazzi. Allora, pronti a questa diretta su Antenna Sud, ma secondo lei ha senso ancora oggi, dopo 30 anni, negare la trasferta? Purtroppo il passato è garante, cioè parla da sé, quindi diciamo che c'è un po' di tra le due squadre. Basta venire allo stadio domenica scorsa, i cori contro il Bari. Però se si va solo per sfottersi va tutto bene, se poi si deve usare la violenza no. Forza Taranto! Un pronostico? Vince il Taranto. Gli sfottò, certo, fanno parte del calcio, sono anche questo il bello del calcio, il campanilismo sicuramente, l'importante è che rimanga un coro e basta. E allora proseguiamo, andiamo ad ascoltare invece che cosa hanno detto i baresi al microfono della collega Claudia Carbonara in vista di questo match che ritrovano dopo anche loro ovviamente 29 anni. Sentiamo. E dunque è arrivata anche l'ufficialità, i tarantini non potranno raggiungere il San Nicola in occasione del derby, però ci sono alcuni baresi disposti ad ospitare i tarantini a vedere la partita a casa loro. Vieni a ballare in Puglia. Però non è peccato che non ci saranno i tarantini dopo quasi 30 anni? Tarantino... Come facciamo? Li andiamo a prendere? No, no. Restano lì a Taranto? Sì, sì, è meglio stare... Ognuno ha le case, come si suol dire. Ognuno, va bene. Mio nonno, buonanima, diceva che il vero derby era quello tra Bari e Taranto, aveva ragione. Aveva ragione, però ai tempi suoi e anche ai tempi miei, indietro, c'erano veramente tifosi che non andavano per vedere, per fare casino, per fare rivoluzione. E il resto. E anche la squadra si impegnava al massimo, adesso lo fanno solo per i soldi. Ma dobbiamo vedere la partita! Taranto no! Sì, se Baritano! No! Non dobbiamo vedere domenica! Intervistare perché sono della polizia! Torna il derby dopo quasi 30 anni! Così è di Baritaranto! Baritaranto! Torna dopo 30 anni! Baritaranto, o derby! Boh, che stanno buoni tutti e due! Un bel pareggio! Accontentati. Ma rimaniamo amici. Vabbè, però i tarantini non possono venire a Bari. Vabbè, andremo i baresi allo stadio. Vabbè, ma possiamo ospitarli a casa nostra, però non possono andare allo stadio, però possono venire a casa nostra. Se vengono, c'ho dei parenti a Taranto, non ci sono problemi. Ah, li inviterebbe a casa sua. Non mi interessa, niente al Bari, niente al Taranto. E come mai? Non mi piace. Bari Taranto, che cosa metto? 1-0 per Bari. E chi segna? Chi segna? Giacinto. Ha tenuti. Mio nonno, buonanima, diceva che il vero derby era quello col Taranto, Bari-Taranto, aveva ragione? No, è bugia. Qual è il vero derby? Tutti e tre. Bari? Foggia, Bari e Taranto. Tutti e tre. Taranto, Bari-Taranto, Bari-Taranto? Deve venire. Porte chiuse per i tarantini nel derby, giusto? È giusto, sì. Non dovrebbero venire a Bari, secondo me? Secondo me no. Meglio, sarebbe pericoloso. Meglio fare il tifo dalle proprie case. Mi dispiace, non sono uno sportivo. Cioè, non sono un tifoso, ma sono sportivo. Comunque, siamo Forza Bari. E che ci sia un gemellaggio, finalmente. Tini non possono venire a Bari a vedere la partita domenica. Noi che facciamo? Magari le invita lei a casa sua? Casa mia, dove lo devo mettere? Tarantina, vede la partita. Il campo non è qua, è là il campo. Ma c'è posto a casa sua per vedere la partita? Beh, che mamma l'ha mettata vicino, io lo so. Signora, lei è tifosa di calcio? No, non so. Però giocano Bari e Taranto domenica. Non siamo del calcio, dovete andare là. Domenica si gioca Bari Taranto, lei andrà vestito così allo stadio? Bari Taranto. Sì, dopo quasi 30 anni. Basca vengo Bari. Dicono che segnerà Saraniti. Chi è? Attaccante del Taranto. Io conosco Antenucci. Solo lui? Simeri, Botta. Quindi 3-0 per il Bari. Me la vado a giocare? Posso? C'è l'agenzia di fronte. Buona giornata. Ma è giusto che i tarantini non vengano a Bari? E perché? È stato vietato ai tarantini di venire a Bari. E si fa così? Non si gioca più a Bari. Si gioca ma i tarantini non vengono. E perché? E vabbè, chi l'ha detto? Chi ha comandato questa legge?
L'hanno deciso dai piani alti, signora. Non va bene. No, dispiace. Li facciamo venire a Bari, Tarantini? Sì, come no, so gente come me. A casa sua possono venire, signora? Quanti Tarantini entrano qui dentro? Vedi, quanti Tarantini possono entrare? Bellissima questa signora che ha aperto le sue porte proprio nel segno dell'ospitalità a tutti i tifosi del Taranto che virtualmente saranno presenti domani a Bari. Poi ci sarà qualcuno appunto che non avendo la residenza a Taranto e provincia, come avete sentito prima dal collegamento in diretta dalla Iocovone, quindi fuori sede, si sono organizzati per essere presenti a tifare Taranto. Tra poco andremo ad ascoltare, prima di collegarci nuovamente con lo stadio Iocovone di Taranto, andiamo ad ascoltare un altro decano del calcio biancorosso che sicuramente ne avrà tanti aneddoti da raccontarci, anche se per motivi di tempo andremo solamente a sintetizzare i ricordi più recenti di questo match. Parliamo di Michele Salomone, che tra poco responsabile dei servizi sportivi del gruppo Norba, nostro amico ovviamente, che è voce storica per i tifosi del Bari, e ci faremo raccontare appunto da Michele qual è l'attesa, qual è, cosa si aspettano i tifosi da questo derby, perché si sa, il derby, al di là di quello che dice la classifica, che dicono i numeri della classifica, dei gol segnati, dei gol subiti, è sempre una partita a parte, perché nonostante si provi a non sentirla più di tanto, come stanno provando a fare anche gli uomini di Mignani, che hanno come obiettivo sicuramente quello di continuare il loro cammino in testa alla classifica, mantenendo distanti appunto le inseguitrici, inevitabilmente sentiranno questa pressione dovuta appunto al derby. Non ha più niente invece da perdere, o meglio non ha niente da perdere il Taranto, che si può vivere questa gara in maniera più spensierata, insomma, avendo e provando tutte le emozioni possibili ed immaginabili. Taranto che sta, ricordiamo, costruendo questa permanenza ormai alla portata dei rossoblù di La Terza, soprattutto tra le mura amiche dello Iacovone, quindi un Taranto che sarà più libero mentalmente rispetto alla Bari, che appunto ha la necessità di tornare da questo match con un risultato positivo, proprio per non mettere a repentaglio tutto quanto fatto benissimo fino a questo momento per il primato. Allora andiamo a vedere se abbiamo il collegamento. Intanto vedete, queste immagini arrivano proprio dall'esterno dello Iacovone, dove ci sono oltre 1000 tifosi che si sono radunati in attesa appunto del pullman dei calciatori, che lascerà lo stadio ionico per la sede del ritiro in vista di questo derby, un modo per far sentire la propria vicinanza ovviamente alla squadra che è attesa da questo momento storico, possiamo dirlo, perché in realtà, al di là di quello che sarà il risultato che maturerà in questa gara, il Taranto sta scrivendo un'altra importante pagina della sua storia. Dopo il ritorno in Serie C, appunto, ritrova i biancorossi in questo derby. Allora, queste sono le immagini che vengono dalle Iocovone, vedete tante bandiere, tanti vessilli, sicuramente tra poco partiranno anche i cori, però non so se riusciamo live ad ascoltare anche l'audio di queste immagini che arrivano da Taranto, sempre in attesa ovviamente del collegamento con il collega Michele Salomone. Ricordo alla regia di Michele Marchitelli naturalmente di comunicarmi qualora ci fosse il collegamento. E questo invece è il tifo rosso-blu, ascoltate, vanno incontro alla squadra, ascoltiamo un attimo. Cristina, sono tantissimi, intervengo perché questo è il momento in cui i cori, così di entusiasmo, quelli tipici che si ascoltano quasi ogni domenica, anzi si ascoltano ogni domenica,
sugli spalti dello Iacovone al momento si sono fermati. E allora vado a questo punto, abbiamo ascoltato tutto o quasi sulla sponda rosso-blu, abbiamo avuto anche dei bellissimi messaggi rivolti dai residenti a Bari, dai cittadini insomma di Bari verso i tifosi del Taranto che virtualmente sono ospiti nelle loro case. Ma chi sarà allo stadio, non solo virtualmente, è Michele Salomone, voce storica, non ha bisogno di presentazioni, responsabile dei servizi sportivi del gruppo Norba, che ritrovo con grandissimo piacere. Michele, la prima persona che mi è venuta in mente quando ho detto devo costruire un derby, uno speciale sul derby Bari-Taranto, ma chi chiamo a Bari? Ma certo, Michele Salomone. Ciao Michele, ben ritrovato. Ciao, grazie, buongiorno a voi. Intanto mi dici quanti derby hai seguito? Non tantissimi forse. Tantissimi, fai conto, dal 76 fino ad oggi, poi si sono bloccati nel 92, ma dal 76 al 92 ce ne sono stati parecchi. Io credo almeno un 7-8 insomma. Derby di andata e derby di ritorno, perché all'epoca Bari per esempio si sono affrontati in Serie C nell'83-84 e poi alla fine del campionato furono promosse entrambe le squadre, sia il Bari che il Taranto. E ricordo l'ultimo derby, quello del 92-93, allo stadio San Nicola, già si giocava in questo nuovo impianto, ma molti ci sono giocati allo stadio della Vittoria, mitico stadio della Vittoria. E diciamo che, allora, da un lato sono contento di poterlo dire, dall'altro no, perché significa che sono un po' vecchio, no? Quindi... Senti, vabbè, comunque. Ma secondo te quanto è cambiato il modo di intendere questo derby? O effettivamente quello di cui parlavamo prima anche con il direttore Sebastio in collegamento da Iacovone è ancora realtà? C'è questa inimicizia calcistica ancora viva come prima tra Bari e Taranto? Ovviamente calcistica, attenzione, eh? Senti, chiaro, sì, io la rivalità del resto è secondo me è l'anima del gioco del calcio, non c'è la rivalità che non deve mai sconfinare ovviamente nella violenza, e su questo credo che non c'è bisogno neanche di sottolinearlo. Ti devo dire la verità, perché a me piace essere sincero, la percezione che ho è che a Bari questo derby in questo momento non sia così sentito come invece a Taranto. A Taranto veramente è stata attiva, veramente sì. È la partita diciamo del campionato, la partita dell'anno. Certo. A Bari sinceramente questa percezione non c'è, tanto è vero che domani allo stadio non ci saranno secondo me più di 10-12 mila spettatori. Considera che durante il derby Bari Foggia c'erano 20.000 e passo spettatori. Si giocò di sera e c'era la diretta televisiva ugualmente. Certo. E quindi c'erano più o meno le stesse condizioni, ci furono 20.000 spettatori. Credo che, ma sai perché? Perché le nuove generazioni, considera che si ricorda dell'ultimo derby Bari-Taranto chi ha almeno 40 anni. Certo. E deve averlo visto e deve averlo vissuto quando ne aveva 10. Probabilmente. Quindi, le nuove generazioni non intendono tanto. Per una generazione probabilmente precedente anche alla mia, il derby di Puglia era proprio prima Bari-Taranto. Adesso è Bari-Lecce, certo, sicuramente, certo. Anche Bari-Foggia, ma Bari-Lecce sicuramente è quello più sentito, diciamo, dalla fine degli anni a metà degli anni 80 in poi. Sì, ma d'accordo? Perché? Perché il Bari ha continuato a giocare i derby, a parte quello col Taranto che manca da 29 anni, in questi 29 anni invece ne ha giocati tanti di derby con il Foggia, con il Lecce, certo. Per cui probabilmente questo, ecco, non ho la percezione in tutta onestà, so che si percepisce in modo abbastanza evidente che è molto sentito invece a Taranto, ma questo davvero l'ho percepito da quando è stato fatto il calendario, no? Subito si è cercata a Taranto la data. Diciamo che a Taranto si attendeva proprio il 12 dicembre della prima data, agosto scorso, insomma, esattamente come dici tu. Che partita ti attendi? E poi brevemente vado nuovamente a Taranto. Che partita ti attendi, Michele? Ma io mi attendo, aggiungo di dire una bella partita, che sia corretta, ovviamente in campo. Certo. Il Bari, cioè ti dico, lo ha sottolineato Mignani stamattina, ha bisogno di vincere il derby, oltre che per dare ovviamente una soddisfazione ai propri tifosi, perché vuole presentarsi al match con il Palermo, che è secondo in classifica, che lo segue a 5 punti di distanza, almeno con 5 lunghezze, quindi ha bisogno assoluto di vincere, perché guai andare a Palermo magari, non so, con 3 punti di vantaggio. Assolutamente. Che significa per il Bari, insomma, andare a giocare lì, buone chance. Quindi secondo me vuole vincerlo per questo, vuole vincerlo. Il Taranto
è caricatissimo, perché so perfettamente. Intanto stiamo vedendo le immagini, Michele, della partenza del Taranto proprio in questo istante per il ritiro, vai. E dicevo, il Taranto è caricato a mille, perché questo lo so, perché insomma lo si percepisce a vista d'occhio, e quindi vedremo che derby verrà fuori, certo. Dicevo ieri ad un'altra emittente di Taranto che se il Bari e il Taranto giocassero al massimo delle loro possibilità, è evidente che sarebbe favorito il Bari, perché ha un organico, ha una panchina che secondo me fa invidia al tecnico La Terza. Perché il Bari, voglio dire, in panchina c'è anche Dile, c'è Strimeri. Ha due squadre nulla, diciamo la verità. Due squadre, certo. Bravissimo. Però le partite si giocano, attenzione, il Francavilla, la Juventus sono riusciti a battere nettamente anche il Bari, e quindi è ovvio che il Bari deve giocare al massimo per poter cercare di neutralizzare. Io sono curioso di vedere il Taranto, che sta facendo secondo me molto bene, molto più di quello che io mi aspettassi, in tutta sincerità, considerato che è una matricola in questo campionato e che non ha impiegato risorse. Io credo che con lo stipendio di Antenucci probabilmente il Taranto paga mezza squadra, per cui è evidente che queste cose pesano, e quindi il Taranto secondo me sta facendo delle cose buone. Assolutamente. Lo considero questo per il Taranto, in tutta onestà, un campionato di transizione, e secondo me invece l'anno prossimo il Taranto deve puntare, così come sta facendo il Bari quest'anno, a un campionato di vertice per cercare di tornare in Serie B, che è il campionato che li compete. Possibilmente senza il Bari già in Serie B. Grazie Michele per la tua disponibilità e buon fine settimana. Grazie a voi. Grazie ancora. Ringraziamo il collega Michele Salomone. Torniamo a Taranto Live da Gianni Sebastio. Gianni, ci sei? Mi senti? Sì, ti sento Cristina. Nel frattempo, come potrete aver notato anche dalle immagini di Fabio Pignatelli, sono arrivati quasi tutti i calciatori del Taranto. Tra poco il pullman partirà, ricordiamo che l'orario previsto per il raduno della squadra è quello delle 16:15, poi partenza 16:30. Intanto ecco, ne approfitto per salutare il grande cronista Michele Salomone, affettuosamente gli mando un saluto nella bella ipotesi di incontrarlo dopo tantissimi anni domani al San Nicola, perché insomma parliamo di uno dei telecronisti più importanti del panorama regionale, non solo. Mentre vedete che il pullman si è già sistemato, come avviene sempre, sentiamo qualche parere di qualche collega. Abbiamo uno degli opinionisti, insomma, del Taranto, che è Francesco Venere, al quale chiederei un suo giudizio su questa partita, che è una bellissima partita che accende la passione nei confronti di questo sport, no? del calcio in particolare, più in generale. È una emozione indescrivibile, si ritorna indietro di diversi anni, cioè io che ormai vado verso i 50 anni, mi sembra di ripercorrere la vigilia di Bari-Taranto del 27 settembre del 92, anche se all'epoca era una Serie B, avevamo impostato una squadra per salvarci, poi è finita come tutti sappiamo, però oggi ritorna quello che è il derby più antico di Puglia, un derby sentito da entrambe le due tifoserie, con la sana rivalità sportiva. E si spera domani di conseguire un risultato positivo utile per il cammino del Taranto. È un vero peccato, e questo mi rammarica molto Gianni, il fatto di non dover essere presente sugli spalti domani. Io, come tanti altri tifosi che aspettavamo, secondo me io faccio anche non un'accusa, come ti devo dire, anche un rimprovero anche un po' all'istituzione, scusate. Cioè, secondo me bisognava anche intervenire di più per quanto riguarda questo derby ad andare. Io faccio un esempio lampante, che è quello del derby della Sicilia Catania-Palermo, dove i tifosi rosanero domani si recheranno al Cibali tranquillamente, senza nessun problema. Poi io dico anche una cosa, stadi più sicuri come il San Nicola
Gianni, non esistono, ecco, perché è uno stadio che poi praticamente dopo esci sull'autostrada non hai più problemi di contatti, sì, di nulla. Ecco, a tal proposito volevo dare un dato statistico, Cristina, a proposito proprio del San Nicola, di questa astronave, così come viene ribattezzata per via della sua forma modernissima. Tra l'altro è uno stadio che, lo ricordiamo, è stato costruito e utilizzato per i mondiali del 1990, ospitò anche la finale per il terzo e quarto posto dei mondiali italiani del 1990, però anche a distanza di più di 30 anni resta una struttura molto attuale, molto bella, molto gradevole, suggestiva, devo dire, anche a vederla dall'esterno. Per quel che riguarda, ecco, lo stadio San Nicola, c'è stata soltanto una partita giocata tra Bari e Taranto in questo stadio, proprio quella che ricordiamo spesso, cioè l'ultima, quella del 27 settembre del 1992. Poi tutte le altre partite, tutti gli altri derby in terra adriatica sono stati giocati allo stadio, al mitico stadio delle vittorie. Eh sì, lì andai nel maggio del 99, aspetta, se la memoria non mi inganna, io ho una buona memoria, il 15 maggio 89 perdemmo 2-0, che segnarono Loseto e Maiellaro, e poi l'anno prima perdemmo 1-0 con gol di Ferri di testa, su cross di Perrone, praticamente a 14 minuti dalla fine. Poi andiamo alla Serie C. Prima ancora ci fu il Bari-Taranto, Taranto-Bari, che perdemmo con gol di Ferri, era la stagione 88-89. Poi prima ancora ripercorriamo i tempi del Taranto di Pignatelli e Gianmarinaro, quel famoso 15 aprile 84, che è stata l'ultima vittoria in casa del Taranto. Poi ci sono le partite degli anni 70, no? Quando le squadre avevano più o meno sempre gli stessi calciatori per diversi anni. Io per esempio nel Bari ricordo Sigarini, Generoso, Spalazzi, Libera, Bagnato, insomma, questi sono i calciatori del Bari degli anni 70. Sì. Nel Taranto c'erano Paina, Romanzini, Aristei, Iacomuzzi, Scalcon. Queste partite che venivano giocate sia al delle Vittorie che al vecchio Salinella, perché ancora non c'era la denominazione Erasmo Iacovone, erano delle sfide sempre belle dal punto di vista dello spettacolo, delle emozioni, anche dei gol. Ho ricordato io recentemente quel 3-3 del 22 aprile 1979. Vedi che bella gente, vedi, è stupendo, siamo grandi. Abbiamo ripercorso un po' tutti. Ecco, nel frattempo vedete la squadra sta arrivando, la squadra del Taranto, per questo saluto simbolico che viene dato alla tifoseria. Ecco, vedete. Ecco Cristina, questo è quanto sta avvenendo in diretta allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. La squadra tra pochi minuti partirà. L'aria acre dei fumogeni si rende quasi irrespirabile. E, come avete visto, anche la squadra è schierata proprio dinanzi alla porta carraia che porta agli spogliatoi dello stadio Erasmo Iacovone.
Cristina. Bene, io riprendo la linea, direttore. Ovviamente non so se hai altro da aggiungere con queste immagini suggestive, con questa carica dei tifosi rossoblù alla squadra. Io chiuderei questo collegamento da Taranto, perché abbiamo anche da ascoltare un doppio ex. Che doppio ex, direttore? Hai altro da aggiungere, Gianni? Giorgio Roselli, insomma, è stato uno dei giocatori più importanti. Sicuramente uno dei giocatori più importanti della storia del calcio, perché a lui va anche riconosciuta una storia di promozione dalla Serie C alla Serie B nel 1989-90. E, tra l'altro, ecco, c'è anche una storia di ingaggi che ci associa a Giorgio Roselli. Vale a dire, lui rientrò nello scambio proprio tra il Bari e il Taranto per la cessione di Pietro Maiellaro. Il Bari del presidente Matarrese all'epoca fece un sacrificio enorme per acquistare questo calciatore, ma non si sbagliò, perché poi Maiellaro, insomma, lì ha spiccato il volo verso una brillantissima carriera nella massima serie. Certo. E in cambio non solo ci fu una grande contropartita in denaro, ma giunsero in riva allo Ionio dal Bari due calciatori importantissimi che erano titolari nel Bari, vale a dire Maurizio Gridelli, che era un terzino, e proprio Giorgio Roselli. Quindi Roselli poi insieme con Gridelli rimasero per qualche stagione a Taranto. Che noi abbiamo già pronto Roselli al telefono. Gianni, abbiamo già pronto al telefono il doppio ex di questo pomeriggio su Antenna Sud 85. Andiamo a salutare Giorgio Roselli, ex centrocampista ovviamente. Buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito, Roselli. Grazie a voi. Allora, intanto abbiamo ascoltato tanto e visto tanto colore sia da Taranto con i tifosi che impossibilitati ovviamente, come è noto, a raggiungere domani San Nicola a causa della trasferta vietata, sono allo Iacovone a caricare la squadra. Dall'altra parte abbiamo anche ascoltato i colleghi giornalisti, Michele Salomone, voce storica della Bari, che ha detto che probabilmente Bari non sta sentendo questo derby così come in realtà lo sta sentendo Taranto, e credo che sia anche normale. Il Taranto è tornato adesso in Serie C, il Bari è già abituato ad altri palcoscenici che non sono la C, ma tutto sommato resta il fascino di questo match, sei d'accordo? Beh, sicuramente sì, lo è sempre stato, è veramente il derby, diciamo, di quella parte di sud della Puglia più sentito, almeno per quello che mi ricordo io anche ai tempi miei. Certo, doppio ex dicevamo, anno, se non erro, correggimi se sbaglio, 86-87, hai vestito la maglia biancorossa, poi nell'87 sei passato al Taranto e sei rimasto fino al 90. Che ricordi hai sia con una maglia che con l'altra? Ricordi, l'anno di Bari ero arrivato dal Pescara con Catuzzi allenatore, un grande allenatore, e facemmo un ottimo campionato, ma non riuscimmo a salire in Serie A. Poi a fine stagione c'è stato questo scambio, il Bari ha preso un grande giocatore come Maiellaro, diciamo all'apice della sua forma, io ero un po', cominciavo ad essere a fine carriera, e c'è stato questo scambio e io a Taranto non fui accolto benissimo, anche perché Maiellaro a Taranto era un idolo. Però poi i successivi tre anni, diciamo che ho avuto talmente tante soddisfazioni da diventare, diciamo, un pupillo un po' del Taranto, e dunque sono molto contento per quello che ho fatto. Ovviamente la tua presenza non può che portarci anche a commentare un po' quanto sta accadendo, perché ovviamente ricordiamo Giorgio Roselli è anche un allenatore, e quindi cosa sta accadendo in questo girone C di Serie C, questo Bari capolista che incomincia a sentire anche, anzi l'ho sempre sentito probabilmente, il fiato sul collo delle inseguitrici, questo Palermo che è lì, e poi c'è il Catanzaro che ha recuperato quota, c'è anche questo Monopoli sorprendente. Il Bari domani dal canto suo deve provare a conquistare il bottino pieno proprio per arrivare a Palermo con una certa distanza dalla vice capolista, ma il Taranto è spinto da questo entusiasmo, dalla squadra che non ha niente da perdere perché la salvezza è alla portata, quindi giocherà sicuramente a viso aperto come la terza fa in ogni match. Quindi secondo te
commentiamo prima la classifica. Sta effettivamente rispettando i valori di questa Serie C, Girone C, oppure c'è qualche sorpresa, per esempio il Monopoli? Beh, il Monopoli sorprende sempre, anche se poi sinceramente tutti gli anni arriva ai playoff e alla prima esce. Vuol dire che è più adatta a un buon campionato, ma poi quando arrivano i momenti difficili va in difficoltà. E sul fatto del Bari che sia in testa, insomma, è abbastanza normale, meno normale che ci siano così staccate Castellino. Invece il Palermo sta facendo molto bene. Ho visto lunedì sera il Bari ad Avellino, secondo me il Bari è certamente la più forte, ma secondo me deve adeguarsi un pochino al campionato che fa. Il Bari è sempre superiore negli ultimi questi tre anni, però poi la Serie C è un campionato talmente particolare che essere superiori qualche volta conta poco. Ci devi mettere anche qualcosa di diverso, che sinceramente ad Avellino non ho visto. Dunque, se gioca così benino, ma non con la cattiveria giusta come richiede il campionato, può crearsi dei problemi che sinceramente sulla carta potrebbe non averli. Allora, in chiusura, un messaggio che vuoi lanciare alle due piazze, le due città di cui hai vestito la maglia. Che cosa possiamo dire ai tifosi del Bari e ai tifosi del Taranto, al di là di quello che accadrà nei 95 minuti del Stadio San Nicola di domani? Vorrei soltanto rivedere come tante mie ex squadre tornare ai livelli che meritano. Il Bari, diciamo, nelle categorie che merita, e sinceramente soprattutto il Taranto, che da troppi anni le leggia tra C e D, e sinceramente per quel che ricordo io invece diciamo che viaggiava sempre in B. Credo che queste sono le categorie più giuste, il Bari BA e il Taranto B. Queste sarebbero secondo me le categorie che dovrebbero ritornare a fare, per il pubblico che ha, per la passione che ha la gente. Grazie a Giorgio Roselli per la sua disponibilità e per essere stato con noi. Buon weekend e buon pomeriggio. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie. Bene, abbiamo parlato anche con il doppio ex di turno e adesso ci lanciamo nell'attualità. Abbiamo fatto tanto a Marcord con il direttore Sebastio da Taranto, abbiamo parlato delle gare viste dal collega Michele Salomone in bianco-rosso, abbiamo ascoltato le due piazze, abbiamo ascoltato la voce dei tarantini, la voce dei baresi, insomma abbiamo sentito questo momento particolare che stanno vivendo i tifosi del Taranto, impossibilitati ad arrivare a San Nicola, stanno caricando proprio in questo momento la squadra allo Iacovone in partenza per il ritiro. E adesso però è la volta di parlare degli allenatori, perché dobbiamo andare ad ascoltare insieme che cosa ha dichiarato il tecnico del Bari Mignani proprio nella pre-gara di questo derby. Sentiamo. I derby sono sempre partite particolari, quindi a maggior ragione se sentite da tutti, se sentite dalla nostra gente e di conseguenza anche da noi. Però anche è anche vero che al di là di questo, che è un dato di fatto, il nostro campionato è fatto costantemente da partite dove per un motivo o per un altro affronti sempre una squadra che ha voglia di metterti i bastoni tra le ruote, e quindi domani ci sarà questa consapevolezza in più da parte nostra e faremo di tutto per vincere la partita. Lei inconsciamente può essere una trappola il fatto che questa partita venga dopo Avellino, dove avete speso tantissimo a livello nervoso, e prima di Palermo, che è una partita che già nelle conferenze stampa da De Laurentiis a Frattali stesso stiamo già sentendo parlare? Ma, dal mio punto di vista assolutamente no. Dal mio punto di vista Palermo lo avremo tra una settimana, e quando prepareremo la partita col Palermo ci concentreremo col Palermo. Noi abbiamo troppo bisogno di fare risultato domani, di fare un risultato che ci porti, come dicevo prima, punti in classifica, per cui ne siamo consapevoli, ne siamo coscienti e tutte le nostre energie saranno incanalate alla partita di domani. E il Taranto è una squadra vivace, una squadra neopromossa, una squadra che l'anno scorso ha vinto meritatamente il suo campionato, che sta recuperando, da quello che leggo e che sento, un po' di giocatori che aveva perso per strada per infortunio, e avrà motivazioni a mille, quindi dobbiamo stare attenti.
Motivazioni a mille il Taranto, dice, avrà il Taranto, dice Mignani, dobbiamo stare attenti ed è giusto che l'allenatore tenga alta l'attenzione dei suoi uomini. Andiamo a parlare di questo pre-gara con il collega Gianluca Sasso. Già, ciao Gianluca. Buon pomeriggio Cristina, buon pomeriggio. Ben ritrovato. Allora, intanto nella prima parte della nostra trasmissione abbiamo vissuto tanto colore, tanto Amarcord, adesso ci tuffiamo nel presente. Bari che deve provare, come dicevamo prima, a conquistare un risultato positivo, possibilmente il bottino pieno, perché deve staccare il Palermo in vista anche di quello che sarà poi il match, lo scontro diretto. Il Taranto dal canto del suo canto non ha nulla da perdere, giocherà a viso aperto sicuramente, perché facilmente insomma la salvezza è alla portata dei rossoblù. Quindi tu che gara ti attendi, Gianluca? Beh, molto dipenderà dall'atteggiamento che avranno entrambe le squadre in campo, perché potrebbe rivelarsi una partita nervosa, visto che è comunque un derby e comunque in palio non ci sono soltanto i tre punti, ma anche una sorta di supremazia regionale. Quello che posso dire è che sicuramente il Bari, visti i valori tecnici sia in campo ma anche in panchina, perché sappiamo che adesso con i cinque cambi molte partite possono essere risolte anche dalla panchina, appare superiore al Taranto, poi gioca anche in casa, quindi davanti al suo pubblico che cercherà di fare i tre punti che servono soprattutto per stare tranquilli in vista della sfida di Palermo della settimana prossima, che concluderà il girone d'andata. Arrivare con un minimo di cinque punti garantirebbe comunque un certo respiro al Bari, piuttosto che arrivare magari in terra siciliana con un distacco che poi possa prevedere un aggancio, addirittura un sorpasso da parte del Palermo. E senti Gianluca, prima dicevamo di questo Taranto che sta facendo bene, in realtà è una matricola, nonostante il suo blasone, è tornata dopo diversi anni in Serie C, sta facendo bene, quindi avrà la mente un po' più libera rispetto al Bari per i motivi che hai esposto in questo momento. Che gara ti aspetti proprio dall'avversario? Cioè, credi che, io no, perché conosco bene la terza, ma credi che possa metterla sull'agonismo? Oppure insomma fare le barricate o giocarla a viso aperto? Solitamente il gioco di la terza è piuttosto offensivo. Lo farà anche a San Nicola secondo te? Potrebbe? Io posso aspettarmi una partita simile a quella che il Bari ha affrontato con il Foggia, perché il Foggia arrivava più o meno nelle stesse condizioni del Taranto, comunque con nulla da perdere, con un allenatore offensivo che fa del calcio offensivo il suo credo, e il Foggia ha sfoderato a Bari una buonissima partita, portando a casa secondo me un punto meritato. Penso Gianluca, ti interrompo un attimo, veramente ti chiedo, sì, di rimanere in linea, perché devo dare, sì, la linea un attimo a Gianni Sebastio a Taranto. Gianni, mi senti? Andiamo, perché sì, ti sento mi Cristina. Chiedevano la linea da Taranto, eravamo live con lo Iacovone. Gianni? Gianni, mi sì, senti? Sì, Cristina, ecco, soltanto. Sì, ti sento, soltanto per aggiornarti che il pullman è uscito dallo stadio e si è avviato. Lo abbiamo visto. Per il ritiro prepartita di domani. Perfetto, sì, quindi volevo semplicemente aggiornarvi che possiamo chiudere il collegamento da Taranto per questa iniziativa dei sostenitori rosso-blu, che non potranno essere domani allo stadio San Nicola e quindi hanno voluto creare questa atmosfera per salutare la squadra e per incoraggiarla in vista dell'importante e bellissimo match in programma domani, che Antenna Sud vi racconterà in diretta. È tutto da Taranto, Cristina, se non hai altre domande a te la linea. Grazie al direttore Gianni Sebastio. Torno dal collega Gianluca Sasso, perdonami Gianluca, ma dovevamo chiudere il collegamento live da Taranto, quindi ho congedato il direttore Sebastio. Continuiamo il discorso appunto su quello che è il match che ti aspetti, soprattutto come ti aspetti l'avversario domani. Sì, stavo dicendo che il Taranto credo che se venga a Bari per fare le barricate, penso che ha poche possibilità di portare a casa il risultato, viste le qualità offensive e il reparto avanzato che ha a disposizione il Bari, con Botta, Antenucci, Paponi, può pescare Simeri, che dire, dalla panchina. Quindi al Taranto secondo me conviene fare una partita, come stavo dicendo, simile a quella che ha fatto il Foggia al San Nicola, con coraggio, poi il risultato
potrà dipendere anche da episodi, come spesso capita in queste partite. Assolutamente, molto sentito. Sono d'accordo con te. Senti, qual è, può essere l'11 anti-Taranto? Cosa potrà decidere Mignani, soprattutto se ci sono indisponibili? Qual è la situazione? Allora, contrariamente a quanto accaduto inizio stagione, Mignani nelle ultime gare sta confermando un'ossatura di 9-10 giocatori. Rispetto alla partita di Avellino tornerà Scavone, che ha scontato il turno di squalifica, ma non è certo del ritorno tra i titolari, perché Malmo, che l'ha ben sostituito da Avellino, comunque potrebbe far parte dell'11 titolare, che dovrebbe essere quello composto da Frattali in porta, Puccino e Mazzotta sulle fasce difensive, Terranova e Celiento nel cuore della retroguardia, Derrico, Maita e appunto uno tra Mallamo, Scavone a centrocampo, e il tridente composto da Botta alle spalle di Antenucci e Paponi. Bene, grazie, grazie a Gianluca Sasso come sempre per la sua disponibilità, e quindi l'auspicio è che domani in diretta su Antenna Sud, canale 13, riusciamo a vedere la partita alle 17:30, una bella partita di calcio, e ovviamente, come si dice in questi casi, vinca il migliore, ma non solo sulla carta, magari in generale nei prossimi 95 minuti. Grazie a Gianluca Sasso e buona serata. Ciao Gianluca. Grazie a voi, buona serata e buon derby. Grazie ancora. Bene, allora a questo punto abbiamo ascoltato anche il collega Gianluca Sasso, e adesso andiamo ad ascoltare invece che cosa ha dichiarato Giuseppe Laterza nella conferenza pre-gara al microfono del collega Spalluto. Allora, mister, è innegabile che questa sia comunque per Taranto una partita diversa, una partita che manca da 29 anni, in cui c'è un clima anche in città bello, perché questi sono il clima che carica ovviamente tutto un ambiente. Questo pari Taranto, cosa le trasmette e cosa pensa di questa gara? Sì, sicuramente è una partita importante. Abbiamo respirato tutta la settimana all'interno dello spogliatoio, sapendo che all'esterno per tutta Taranto questa è una partita importante che manca da tantissimi anni, quindi a dimostrazione di una partita importante, di una partita molto sentita, questo l'abbiamo avvertito in settimana, però allo stesso tempo dobbiamo star sereni, star tranquilli e giocarci questa partita nel miglior modo possibile, con la massima lucidità, perché è una partita difficile, complicata, e ci teniamo a giocarla bene, quindi massima concentrazione da parte nostra, massimo entusiasmo, perché è una partita bella e dobbiamo dare il massimo, perché è ovvio che per la città dobbiamo fare sicuramente un'ottima partita, e cercheremo di farla sicuramente. Dunque cercheremo di fare un'ottima partita, insomma la partita perfetta, chiede Laterza ai suoi uomini in vista di questo derby che sulla carta vede sfavorito ovviamente il Taranto. Abbiamo sentito anche, perché comunque l'organico è completamente diverso, non a caso il Bari è capolista di questo girone C. E allora, intanto questo pomeriggio si sta giocando già un anticipo, è iniziato alle 14:30 il match tra Monterosi e Fidelis Andria, è iniziato alle 14:30, quindi andiamo a collegarci con il collega Carlo Leonetti per l'aggiornamento. Carlo, ci sei? Sì, Cristina, ci sono. La partita è terminata da circa 15 minuti qui al Rocchi di Viterbo, con la vittoria del Monterosi per una rete a zero contro una Fidelis Andria che soprattutto nella seconda frazione di gioco è stata più o meno sulla falsa riga di quella contro il Picerno, dopo un discreto primo tempo dove la Fidelis ha creato due occasioni importanti con Matteo Di Piazza, la prima uscita di poco all'alto dalla porta difesa dal giovane portiere del Monterosi, la seconda è stato un gran tiro di Piazza che ha lambito il palo alla sinistra di Alia. E una Fidelis che però nel secondo tempo non si è resa mai pericolosa, è l'unico tiro in porta del Monterosi, ha subito questo gol decisivo e Monterosi ovviamente porta a casa tre punti pesanti, una Fidelis a seconda sconfitta consecutiva. Ovviamente ora la situazione si fa sempre più difficile per la squadra di mister Ciro Di Nestra. Assolutamente sì, è proprio quello a cui pensavo mentre parlavi, perché avevo in mente la classifica, nuova classifica dopo questa sconfitta, ma ovviamente sono certa che ci sarà la carica, eccola qua.
Non so se è già aggiornata, credo di no, questa dovrebbe essere la classifica della scorsa settimana, però la situazione è difficile. Secondo te cosa accadrà adesso? A gennaio correrà ai ripari, ci potrà essere qualche nuovo innesto per rafforzare questa Fidelis, per centrare la permanenza? Sì, certo, Cristina, questo sicuramente, perché comunque anche la scelta da parte della società di prendere il direttore sportivo Pasquale Lo Giudice, certo, improntata proprio verso questa direzione, cercare di rifare mercato sia in uscita che in entrata per portare gente d'esperienza, gente motivata che possa dar qualcosa di importante alla causa Fidelis, proprio per ottenere punti pesanti per raggiungere la quota salvezza. Certo, non sarà affatto semplice, quella Coppa Icerna e quella Coppa Montaiosi erano partite importanti, decisive. Fidelis ha raccolto 0 punti e ora si trova lì a 15 punti, c'è l'ultima gara di questo girone di andata a casa mia contro il Monopoli, e ovviamente ora bisogna riflettere sulla bene. Sulla carta una bene. Gara proibitiva, vista la classifica, ma sappiamo che la classifica nel calcio spesso non conta, voglio dire, conta meno rispetto a quello che dicono ovviamente gli organici sulla carta. Sì, certo, così la classifica conta meno, però effettivamente è una gara molto molto difficile contro una squadra che sta giocando un gran bel calcio, quindi ovviamente la Fidelis però ha bisogno di questi punti certo, importanti. Ora c'è da pensare anche alla sfida di mercoledì, quella contro il Sud Tirol, l'annata di Coppa Italia, però ovviamente l'obiettivo è quello di raggiungere, di fare punti pesanti in campionato proprio per rilanciarsi e uscire da quella zona rossa. Grazie a Carlo Lanetti per questo aggiornamento del finale della match tra Monterosi e Fidelis Under, anticipo di quest'oggi della Serie C. Grazie ancora Carlo. Andiamo adesso allo Zaccaria di Foggia, perché c'è Stefano Di Bella pronto a darci le ultime novità in vista di questo derby del sabato pomeriggio tra Foggia e Virtus Francavilla. Buon pomeriggio Stefano. Sì, ciao Cristina, buon pomeriggio a te, sono in compagnia del collega Francesco Ippolito di tutto calciopuglia.com. Buonasera Francesco, vi diamo subito le formazioni ufficiali. Iniziamo ovviamente con la Virtus Francavilla, c'è sostanzialmente una novità di formazione perché non c'è Pierno, al suo posto invece giocherà Carella. Allora andiamo a leggere subito le formazioni ufficiali con Nobile tra i pali, Ida Miceli Caporale, il terzetto di difesa, appunto Carella a destra, Ingrosso a sinistra, poi Toscano Play con Cecio e Prezioso, le due mezzali in avanti, spazio alla coppia Maiorino Perez. Il Foggia, ovviamente Virtus 3-5-2 per il Foggia, invece cedo il microfono al collega Francesco. Sì, Foggia con il solito 4-3-3, c'è una novità dell'ultimo minuto, ovvero Rocca in panchina. Rocca non era tra i convocati per una sindrome influenzale, invece è stato recuperato e quindi è andato in panchina. Solito 4-3-3, dicevo, quindi con Volpe in porta, sappiamo, al posto di Alastra, ormai infortunato da quasi due settimane. In difesa i due centrali saranno Sciacca, che oggi ha la fascia di capitano insieme a Di Pasquale. A destra ci sarà Garattoni, a sinistra invece Nicoletti. Solito centrocampo a tre con Peterman a fare da play, accompagnato ovviamente da Gallo e da Garofalo, e tridente d'attacco con Curcio, Ferrante e Filippo Tuzzo. Stefano. E queste erano le formazioni ufficiali, Cristina. Sì, erano formazioni ufficiali che vi abbiamo detto proprio al volo, perché in questo momento ci è arrivata appunto sul telefono la distinta e quindi l'abbiamo ricostruita praticamente live. E noi invece stiamo vedendo le immagini dello Zaccaria. Rispetto appunto all'anticipazione, sì. Allora, senti Stefano, intanto parliamo un attimino della Virtus Francavilla, magari poi con Francesco parliamo anche un po' della Foggia. Virtus Francavilla che arriva a questo derby come?
Beh, una Virtus Francavilla sicuramente che arriva a questo derby pronta, che vuole sicuramente conquistare 3 punti, perché si prepara un filotto importante in vista prima della sosta, perché poi c'è la Juve Stabia, poi c'è anche il Catanzaro, insomma delle partite che, nelle quali la Virtus vorrebbe raccogliere quanti più punti possibili per assicurarsi questa quota salvezza e poi per continuare a sognare nelle zone altissime della classifica, appunto dove sta meritando di ritrovarsi in queste ultime settimane. Sì, a Francesco invece non so se puoi passargli l'auricolare, così se riesco magari, se riuscissi a parlare con lui. Allora, Francesco, mi senti? Sì, ti ascolto. Allora, intanto voglio chiederti, alla luce di quanto accaduto... Sì, sì. Di quanto accaduto nel match con il Catanzaro, dove Zeman ha salvato comunque la squadra, i suoi uomini e la prestazione, tu che gara ti attendi con la Virtus Francavilla, appunto alla luce di quello che sta facendo ora il Foggia, che non ha una grande continuità per la verità? Sì, sì, Cristina, mi attendo una gara rivolta all'attacco come quasi tutte le gare di Zeman. A dire la verità, la sconfitta di Catanzaro ha un po' portato di malumore nella piazza foggiana. Effettivamente il Foggia quest'anno ha perso poco, è soltanto la sconfitta di Catanzaro, credo sia la terza sconfitta stagionale, la terza sconfitta in campionato, quindi mi aspetto un Foggia che vuole archiviare al più presto gli 0 punti maturati al Ceravolo, un Foggia che vuole immediatamente voltare pagina e quindi che cercherà sicuramente di portare i 3 punti a casa. Ovviamente non è una gara facile per i rossoneri, perché di fronte hanno una Virtus Francavilla che comunque sta facendo abbastanza bene, una Virtus Francavilla che sicuramente non vuole tornare a casa a mani vuote, una Virtus Francavilla che tra l'altro non ha mai vinto con il Foggia nella sua storia, perché nei 4 confronti ufficiali ha subito 3 sconfitte e soltanto una volta l'anno scorso è riuscita a pareggiare lo Zaccheria. Grazie a Francesco. E questo è tutto dallo Zaccheria. Grazie Cristina, linea a te. Grazie a Stefano Di Bella e a Francesco Ippolito, che è un nostro collaboratore di tuttocalciopuglia.com. Ringrazio per il collegamento. Vi ricordo che questa partita, questo derby tra Foggia e Virtus Francavilla, sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud 13 alle 17:30, appunto quando sarà il fischio inizio di questo derby del sabato sera. Ecco, diciamo, chiamiamolo così. Sì. Siamo quasi in conclusione della nostra trasmissione, ci manca ancora una pregara ed è quello ci parlerà di Monopoli Latina, e a parlarcene è proprio il tecnico biancoverde Colombo nel suo pregara. Dovrebbe partire tra pochissimo, ascolteremo appunto le dichiarazioni del tecnico Colberto Colombo, che sta davvero facendo grandi cose con la maglia della Monopoli, ma siamo davvero in chiusura, quindi non ce la facciamo. Quindi a questo punto rimandiamo il pregara appunto della Monopoli alla prossima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo intanto con il collegamento di Flavio Insalata invece quale può essere il match della squadra di Colombo contro il Latina, previsto appunto allo stadio Veneziani. Allora Flavio, buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio a te Cristina. Un Monopoli con una formazione abbastanza obbligata a quello che affronterà il Latina, non ha recuperato nessuno. La buona notizia, ha detto Colombo, la riassumo io, la conferenza stampa, è che non abbiamo perso nessuno, quindi sarà praticamente lo stesso Monopoli sceso in campo al Barbera. Ha detto Colombo, non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari, anche perché nelle ultime 5 in casa ne hanno vinte 4 su 4 e hanno perso una gara in trasferta, quindi un Latina che arriva forte di una striscia positiva, un Latina che dopo un avvio in salita ha messo la sua strada in discesa e addirittura può puntare ad agganciare la zona playoff oppure ad arrivarci veramente subito a ridosso. Il Monopoli deve far tesoro di quanto fatto a Palermo, ma non deve ripetere gli stessi errori come quello di Vassallo, che è costato carissimo a 3 minuti dalla fine. Il pensiero del mister è questo: dare la stessa intensità ma non commettere quegli errori, quindi stare più attenti ai dettagli. Per quanto riguarda la formazione è praticamente questa: in porta ci sarà Loria, Riggio, Bizzotto e Mercadante saranno i difensori, Tasser a destra, Ghiebre a sinistra,
a centrocampo con Vassallo, Piccini e Langella, in attacco invece Tarita e Grandolfo. A te Cristina. Grazie, grazie a Flavio Insalata che ha sintetizzato in maniera splendida sia le parole di Colombo, che comunque potete ascoltare nuovamente ovviamente nel nostro TG Sport di questa sera, sia ovviamente la probabile formazione del Monopoli, della formazione anti-latina. Andiamo a vedere con la grafica quindi il quadro completo di questa diciottesima giornata del campionato di Serie C, Girone C. E allora, le gare Bari-Taranto domani pomeriggio alle 17.30, vi ricordo, in chiaro, telecronaca su Antenna Sud, canale 13 del digitale terrestre. E poi c'è questo match che si è già disputato tra Catanzaro e Campobasso, è finita 2-1. Catania-Palermo, Foggia-Virtus-Francavilla, fischio d'inizio alle 17.30, anche questa diretta in chiaro su Antenna Sud 13. Juve Stabia-Potenza è in corso 3-0, Monopoli-Latina appunto il match che si disputerà domani. Monterosi-Andria, abbiamo sentito il collegamento con il collega Carlo Leonetti, quindi Andria che ha perso ancora una volta, seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Ginestra con il Monterosi, è finita 1-0. E poi Picerno-Paganese, Turris-Messina e Vibonese-Avellino. Con questo abbiamo davvero concluso la nostra odierna puntata particolare, speciale di Anteprima C di Calcio, quasi completamente dedicata al derby tra Bari e Taranto, in scena domani pomeriggio, ma ovviamente non abbiamo tralasciato nessuno, abbiamo ascoltato come nostro solito tutte le voci di tutte le squadre pugliesi, le 6 squadre pugliesi che stanno militando quest'anno nel campionato di Serie C, Girone C. Grazie a tutti per l'attenzione, buon sabato sera.